Manzoni seguiti dalla polizia, servizi di controllo del territorio contro la microcriminalità. Mazara protocollo d'intesa tra il comune e la Belice Ambiente, i sindacati ne chiedono la revoca. Palermo, mancate risorse ai comuni, Lanci Sicilia chiede l'intervento dello Stato. Calcio, al via il torneo di eccellenza per il Mazara Esordio, oggi a Ribera contro la Profavara. Calcio giovanile, sul web impazzano i numeri di un baby calciatore di origine trapanese. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, l'ultima della settimana. Apriamo come di consueto con la cronaca. La polizia di Mazara ha eseguito alcuni servizi di controllo del territorio, i particolari nel servizio. Raffica di controlli tra ieri e alcuni giorni addietro da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo. Nel dettaglio, ieri pomeriggio, come potete vedere anche in queste immagini, i poliziotti della squadra volanti con l'ausilio dell'ufficio mobile e con personale della polizia stradale di Alcamo hanno effettuato una capillare attività di controllo nel corso della quale sono state identificate 55 persone, operate verifiche documentali su 38 veicoli. In tale contesto sono state levate 22 contravvenzioni per accertate infrazioni al codice della strada e sono stati sottoposti a sequestro 11 mezzi, di cui 7 perché senza assicurazione. Inoltre la polizia ha denunciato un minorenne al Tribunale di Palermo poiché è sorpreso alla guida senza aver mai conseguito il relativo patentino. E ancora la polizia è risalita all'identità del guidatore di un'auto scappato via senza fermarsi a prestare soccorso dopo aver provocato un incidente sulla strada statale 115 nei pressi del luogo dove domenica scorsa ha perso la vita il 24enne Davide Ingargiola. Il guidatore è stato deferito all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente. Infine la polizia nelle ultime settimane ha proceduto al controllo di varie attività commerciali contestando ai gestori di pub numerose violazioni amministrative per aver organizzato serate danzanti senza la necessaria autorizzazione della questura. E la polizia ha fatto chiarezza attorno a un episodio del quale si vociferava da alcune settimane a Mazara e del quale abbiamo accennato alcuni giorni addietro. Il 14 agosto scorso il sindaco Cristaldi è stato vittima di uno dei tanti furti commessi nel centro cittadino mazarese, un furto non solo eccellente ma anche clamoroso, visto e considerato che al primo cittadino è stata sottratta anche un'arma da fuoco che portava con sé. Per fortuna però i poliziotti sono riusciti a ritrovare l'arma nel giro di pochi giorni e a restituirla a Cristaldi. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso della persona trovata morta ieri nella tarda mattinata a Mazara del Vallo. L'esame verrà effettuato presso l'obitorio del cimitero comunale dove nel frattempo è stata trasportata la salma dell'uomo mazarese 52 anni, GP, le sue iniziali. Il corpo dell'uomo è stato trovato all'interno dell'ex fabbrica di ghiaccio tra le vie Rosolino Pilo e Verona. Da una prima ispezione cadaverica effettuata ieri dal medico legale sembrerebbe che il 52enne sia deceduto a causa di un'overdose. Per averne la certezza però bisognerà aspettare i risultati dell'autopsia. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Un delfino già privo di vita è stato rinvenuto ieri pomeriggio tra gli scogli di Quarara. Ad accorgersi del cetaceo, come si legge su prima pagina mazara.it, sono stati i bagnini dell'isola Spiaggetta che hanno immediatamente allertato la capitaneria di porto. Sul posto, come si vede nella foto di prima pagina Mazara, è intervenuta oltre ai militari anche una ditta di Palermo che ha provveduto a portare via la carcassa del delfino. Una tartaruga caretta in difficoltà è stata soccorsa ieri dalla guardia
guardia costiera di Pantelleria. L'animale si trovava nel tratto di mare antistante la località Souvaki. Ad allertare la capitaneria è stato un cittadino dopo aver notato la tartaruga in difficoltà. Dopo il recupero, la tartaruga è stata condotta al porto di Trapani per essere presa in consegna dal personale veterinario. Come accertato dai militari, l'animale ha ingoiato un amo. Cambiamo argomento. In vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico, il sindaco di Mazara Nicola Cristaldi ha disposto la disinfestazione nelle scuole di competenza comunale di ogni ordine e grado per le giornate di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 settembre. Intanto l'assessore alla pubblica istruzione Adela Spagnola ha provveduto ad inoltrare una lettera di auguri per l'avvio dell'anno scolastico a tutti i dirigenti. E a proposito dell'inizio dell'anno scolastico a Mazara, le lezioni all'Istituto Commerciale Ferrara e a Lipsia avranno inizio il 12 settembre alle 8:15, lo comunica il dirigente scolastico. Ennesimo contenzioso tra i sindacati e il comune di Mazara del Vallo, oggetto del contendere questa volta la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il comune e la Belice Ambiente. Abbiamo ascoltato questa mattina al riguardo il coordinatore regionale di Capconfsal, Donato Giglio. Sindacati sul piede di guerra a Mazara del Vallo nei confronti del comune, oggetto del contendere un protocollo d'intesa che sarebbe stato firmato tra il comune e la Belice Ambiente. In pratica si tratta, come dire, di passaggio di personale dalla Belice Ambiente al comune. Cosa c'è che non va in questo protocollo? In questo protocollo sostanzialmente si è scritto che i dipendenti della Belice Ambiente risponderebbero direttamente al dirigente del settore di ragioneria del Comune Mazara del Vallo. Ciò significa, in buona sostanza, che verrebbe a instaurarsi un rapporto di lavoro parasubordinato, il che consentirebbe in un prossimo futuro ai soggetti che rientrerebbero in questo protocollo di poter vantare a buon ragione, secondo noi, il diritto ad un'assunzione a tempo indeterminato, il che ovviamente non può che essere contestato da parte nostra. Nel pubblico impiego si entra solo per concorso pubblico. Fra l'altro, dalla lettura del documento sono emerse una serie di violazioni di legge, quale l'assenza del documento di valutazione del rischio del comune, l'assenza del documento di valutazione del rischio dell'ente Belice Ambiente, l'assenza del documento rischio interferenze fra le due aziende che verrebbero a trovarsi in un unico posto, che sono violazioni previste dal decreto legislativo 81, quindi penalmente sanzionabili, il che ci ha consentito di diffidare l'amministrazione di revocare immediatamente questo provvedimento, onde evitare le denunzie che ovviamente se così non fosse saremmo costretti a fare. Inserire nel bilancio di previsione 2014, che deve ancora approdare in Consiglio Comunale, un fondo destinato all'erogazione dell'assegno civico a favore di persone particolarmente svantaggiate. Quanto chiedono all'amministrazione comunale attraverso una nota i consiglieri del gruppo misto Francesco Foggio e Nicola Lagrutta. Attraverso l'assegno civico, si legge nell'atto, verrebbero coinvolte quelle persone che a causa di condizioni di svantaggio psicosociale ed economico sono esposti al rischio di marginalità sociale, non riuscendo autonomamente a provvedere e a far fronte alle esigenze personali e del proprio nucleo familiare. Verrà presentata in anteprima domani la nuova mascotte del comune di Castelvetrano. L'appuntamento è a partire dalle 10 al Parco archeologico di Selinunte. L'illustrazione ritrae l'efebo ed è stata realizzata da un'equipe coordinata dall'esperto del sindaco per la valorizzazione del patrimonio etnoantropologico Arianna Maniscalco, equipe nella quale è stato coinvolto anche il mazarese Massimo Asaro, ovvero uno dei più importanti disegnatori italiani. Alla nuova mascotte dovrà essere dato un nome che verrà scelto attraverso un concorso tra i bambini che frequentano le scuole elementari cittadine. Da lunedì dovrebbe tornare alla normalità la circolazione ferroviaria in provincia di Trapani, in particolare nel servizio.
Lunedì prossimo dovrebbe tornare alla normalità la circolazione ferroviaria in provincia di Trapani. Non dovrebbero esserci ritardi impatti sulla tabella di marcia dei lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana per il potenziamento infrastrutturale nel tratto compreso tra le stazioni di Isola delle Femmine e Carini. Lavori che hanno provocato questa settimana e la scorsa alcuni disagi ai tantissimi pendolari trapanesi che ogni giorno si spostano in treno da un comune all'altro. I lavori in questione dovrebbero infatti concludersi domani. Da lunedì dunque non ci dovrebbe essere più gli autobus sostitutivi previsti da Trenitalia in queste due settimane, ma dovrebbero tornare, per così dire, a marciare tutti i treni, così come dovrebbero rivedersi sui binari della linea ferrata trapanese i cosiddetti minuetto. Nessuna comunicazione di proroga dei lavori è arrivata, almeno sino a questo momento, dalla stessa Trenitalia, motivo per il quale non ci dovrebbero essere problemi per il ritorno alla normalità della circolazione ferroviaria. Intanto però, sempre Trenitalia ha reso noto che domani non verrà effettuato il treno regionale 8604 che da Castelvetrano parte alle 5 del mattino con destinazione Palermo. Al suo posto ci sarà un autobus fino alla stazione di Preneto. Da qui poi i passeggeri potranno proseguire in treno sino alla stazione centrale palermitana. Viabilità, limitazioni in vista a partire da lunedì su varie strade e autostrade in Sicilia per consentire la realizzazione di alcuni interventi da parte dell'ANAS. Per quanto riguarda l'autostrada 29 Palermo-Mazara del Vallo, fino all'8 luglio 2015 verranno chiuse alternativamente le corsie di emergenza e di marcia o di sorpasso in entrambe le carreggiate e in tratti saltuari compresi tra il chilometro 52 e il chilometro 114. Le limitazioni riguarderanno anche i 36 km della diramazione per Trapani e 13 km della diramazione per l'aeroporto Birgi. Riprenderanno lunedì mattina a Marsala i lavori di messa in sicurezza e ampliamento dell'incrocio della strada Matarocco-Paolini. La novità è emersa nel corso di una conferenza di servizio svoltasi giovedì mattina su input del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano. Il palo della Telecom, che fino adesso impediva la prosecuzione dei lavori, verrà tolto, fa sapere Sturiano, mentre gli altri fili verranno interrati. Per la sistemazione dell'incrocio, si legge in una nota del Comune, sono stati impegnati complessivamente 350.000 euro. Crisi di liquidità nei comuni, Lanci Sicilia chiede l'intervento del Governo nazionale. Sentiamo. Lanci Sicilia, l'associazione che riunisce i comuni dell'isola, con una nota inviata al Presidente della Repubblica Napolitano e al Governo nazionale, sollecita un intervento urgente che risolva la grave crisi istituzionale che sta attraversando la Regione. Nel corso della riunione degli organi dell'associazione, si legge in una nota, è emersa la forte preoccupazione dei comuni siciliani per la complessa situazione finanziaria regionale, nonché la mancata approvazione di riforme strutturali, come ad esempio quelle che interessano l'ordinamento degli enti locali e la gestione dei rifiuti delle acque, con pesanti ripercussioni sul sistema produttivo regionale, sui livelli occupazionali e sulla stessa tenuta democratica delle istituzioni locali. Le tante occasioni in cui, con spirito di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, si è tentato di avviare un dialogo, non hanno prodotto esiti, ha dichiarato il Presidente dell'Anci Sicilia, Luca Orlando, ed anche le proposte contenute nel documento programmatico approvato dall'Assemblea Generale dei Comuni Siciliani del 5 maggio scorso, quale contributo organico per individuare soluzioni alle criticità regionali, non hanno avuto alcun riscontro. Allo stato attuale la situazione, in conseguenza della mancata erogazione delle risorse finanziarie destinate ai comuni, appare ancora più drammatica, conclude nella lettera Orlando, e tutto questo sta compromettendo lo svolgimento di funzioni pubbliche fondamentali, rendendo impossibile l'approvazione dei principali strumenti finanziari. Nel corso di una cerimonia l'amministrazione comunale di Mazara ha consegnato gli attestati di partecipazione ai figuranti della processione a quadri viventi della teatralizzazione avvenuta nel corso dei festeggiamenti in onore del santo patrono della città, San Vito. All'iniziativa ha partecipato un assessore di una cittadina dell'isola di Malta in vacanze in città. Siamo allo sport, parliamo di calcio, seconda giornata di campionato in Serie B. Dopo il pareggio esterno contro il Pescara, il Trapani di Mister Roberto
Roberto Boscaglia farà il suo esordio casalingo domani contro il Vicenza. Il match verrà disputato allo stadio provinciale con inizio alle 15. Ma ecco il quadro completo del turno di campionato cadetto. Latina Crotone si gioca alle 18, Brescia Livorno si gioca alle 20:30, Bologna Virtus Entella, Carpi Varese, Cittadella Avellino, Spezia Frosinone, Ternana Pescara, Trapani Vicenza, Virtus Lanciano Modena, Pro Vercelli Catania e Bari Perugia. E scendiamo di categoria al via tra oggi e domani campionati di eccellenza e promozione. Il Mazara sarà di scena nel pomeriggio a Ribera contro la Pro Favara. Il servizio. È arrivato il giorno dell'esordio in campionato per il Mazara. Questo pomeriggio alle 16 i canarini affronteranno la Pro Favara nel match valido per la prima giornata del girone A di eccellenza. L'incontro verrà disputato al campo comunale Novara di Ribera a porte chiuse a causa della squalifica del terreno di gioco dei favaresi. Dopo la rifinitura ieri mattina, mister Nicola Terranova ha convocato 20 giocatori per la partita odierna. Nell'elenco figura anche il difensore centrale Francesco Fontana, ultimo arrivato in casa gialloblu. Il giocatore classe 1990 arriva dall'Agragas, con cui l'anno scorso ha collezionato 15 presenze nel campionato di Serie D. Fontana vanta anche esperienze con il Ragusa e con il Modica. Si completa così il reparto difensivo del Mazara, che tra l'altro oggi dovrà fare a meno di Bruno Calandrino, che deve scontare il primo dei due turni di squalifica rimediati in occasione del play-out della passata stagione contro il Rocca di Caprileone. Nella lista dei convocati non figurano anche gli indisponibili Marco Licausi, Pietro Boncore, Simone Falsone e Marco Ingrassia. Ad arbitrare l'incontro tra la Pro Favara e il Mazara sarà il signor Salvatore Battiato di Acireale, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Zarcone ed Emanuele Gargano, entrambi di Palermo. Intanto ieri il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto dove verranno giocati dal Mazara due impegni casalinghi consecutivi in calendario alla seconda e terza giornata di campionato, vista e considerata l'indisponibilità del Nino Vaccara, dove non sono ancora iniziati i lavori per la sostituzione del manto in erba sintetica. Il primo incontro contro la San Cataldese verrà giocato domenica prossima con inizio alle 15:30 a Strasatti, mentre il derby contro i cugini del Marsala 1912 verrà giocato la domenica successiva, ironia della sorte, proprio allo stadio Nino Lombardo Angotta della città lilibetana. Per quanto riguarda le altre formazioni della provincia di Trapani, ai nastri di partenza dell'eccellenza, il Marsala esordirà fuori casa contro la San Cataldese. Il neopromosso Dattilo riceverà in casa l'Atletico Campofranco. Il Paceco, anch'esso neopromosso, andrà a far visita al Mussomeli, mentre al comunale di Cornino, a Cussonacci, andrà in scena il primo derby trapanese della stagione tra Riviera Marmi e Alcamo. Completano il quadro di giornata Ribera Serra di Falco, Camarat Monreale, Parma Valle San Giovanni Gemini. Nel weekend prende il via anche il campionato di promozione. Queste le partite della prima giornata del girone A: Aragona Empedoclina, Borgata Terranova Salemi, Carini Siculiana, Casteltermini Libertas, Delfini Vergine Maria Favignana, Ligni Audace Partinico, Raffadali Folgore, Sciacca Castellammare. E parliamo adesso di calcio giovanile. C'è un baby calciatore di appena 9 anni che sta facendo impazzire il web grazie alle sue giocate. Si tratta di un ragazzino di origini trapanesi. Scopriamo chi è in questo servizio dei colleghi del settimanale di informazione Lo Sportivo. È un enfant prodige del calcio a 11, italiano, e le sue origini sono trapanesi. Il suo gioco è piaciuto moltissimo anche a Zinedine Zidane. Si chiama Pietro Tomaselli, ha 9 anni e da mesi le immagini e le sue prodezze in campo con il pallone fanno il giro del mondo grazie a YouTube. Pietro ci racconta papà Giuseppe, nel suo italiano stentato, essendo nato in Belgio dove vive con tutta la famiglia, ha iniziato giocando a calcio a 5 per poi passare al calcio a 11. Ma già allora, dice ancora il papà, era come se fosse il più grande della sua età.
Al momento Pietro è in forza nel settore giovanile dell'Anderlecht, club calcistico belga dove sta dimostrando un grande talento con il pallone tra i piedi. Su Pietro, che compirà 10 anni il prossimo 19 novembre, hanno già puntato gli occhi molti club di livello internazionale: Real Madrid, Manchester United, Barcellona, Qatar, Milan, Juventus stanno facendo di tutto per accaparrarsi le qualità calcistiche e innegabili di questo bambino italiano. Al momento però Papa Giuseppe preferisce tenere fuori Pietro da questi andamenti calcistici e vuole solo che il bambino studi e si diverta così come ogni ragazzino della sua età. Un papà molto attento, quello di Pietro, che cerca solo il meglio per il suo piccolo grande campione, senza però mai fargli dimenticare che intanto sul campo lui ci deve andare per divertirsi, per imparare a stare con gli altri, e che il calcio non è solo fama e soldi, ma anche sacrifici come quelli che sta facendo tutta la famiglia Tomaselli per Pietro. Papà Giuseppe infatti si è messo in proprio con il lavoro per poter seguire più da vicino il bambino. Mamma Monica Virgilio, anche lei trapanese, lavora in una casa di riposo. Lorena e Alessia, le due sorelle di Pietro, invece frequentano la prima, l'università, la seconda, le superiori, sempre in Belgio. Pietro tifa per Milan e Roma, club che ha visitato e dove è stato accolto da vero campione, ma non dimentica le origini trapanese della sua famiglia e quindi una parte del suo cuore è anche granata. Infatti tra le maglie che spesso indossa c'è anche quella del club siciliano. Ma se gli chiedi chi sono i suoi più grandi tifosi, lui risponde con grande sincerità: non per Giuseppe, ma per Monica e Messer Lorena e Alessia, insomma la sua famiglia. Una famiglia, la sua, che da qualche mese però si è notevolmente allargata, visto che a Trapani tutti hanno iniziato a tifare per questo giovanissimo enfant prodige. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo, vi auguro una buona domenica, grazie per averci seguito, arrivederci.